Se sei un player di Fortnite, sei in pericolo. Alfonso, un ragazzo che piaceva molto giocare a Fortnite, amava fare molte amicizie, aveva tanti amici. Poi conobbe Carolina Sanna. I due parlarono per giorni e giorni, fino a quando Carolina Sanna iniziò a scrivere cose strane, così inquietanti. Tuttora non si sanno notizie di Alfonso. E oggi, ragazzi, scriverò a Carolina Sanna su Discord. Proprio lei l'ho trovata, ragazzi. Carolina Sanna, guarda che brutta. In pratica, ragazzi, è un demone lei. Cioè, non è una persona normale. Sembra una ragazza, ma è un demone. Ammazza tutti, questa è pazza. Ho visto, ragazzi, anche altri video di youtuber, come per esempio Gabri, Contis, Best e Black, o altri, non mi ricordo, che proprio venivano rapiti. Quindi, ragazzi, allora ci dobbiamo andare con calma, eh? Dobbiamo rimanere concentrati. Noi dobbiamo far finta di fare nuove amicizie, come Alfonso, solo che poi è finita male ed è morto. Noi non dobbiamo morire, perché se moriamo, poi chi è che vi fa divertire? Poi non vi posso fare divertire più, no? Allora, io direi di salutarla. Sì, gli ho mandato la richiesta d'amicizia e lei me l'ha accettata, quindi non lo so perché, ma vabbè. Comunque ci scriviamo, ciao Carolina. Aspettiamo, sicuramente non scriverà subito. Oh, sta scrivendo. Madonna, ma è un fulmine, Gesù, che cos'è? Che, ragazzi, mi ha risposto. Ehi, ciao. Ma perché mi ha mandato l'amicizia? Ah, oddio, perché la faccia da diavoletto? Ok, va bene, quindi come vi ho detto prima, dobbiamo far finta che siamo Alfonso, che voleva fare amicizie. Ah, ragazzi, io vi ricordo che non dovete mai scrivere a Carolina Sanna, mai, perché io lo sto facendo per scoprire che cosa ha fatto agli youtuber rapiti, ai bambini rapiti, e soprattutto Alfonso, e lo sto facendo per questo, quindi ragazzi, voi non fatelo perché è pericolosissimo. Comunque, ragazzi, iscrivetevi, lasciate like se volete anche altri video di Carolina Sanna, dove casomai l'andiamo a chiamare, l'andiamo a videochiamare, oppure porto anche un mio amico e le scrive, non lo so. Ragazzi, scrivete voi sotto nei commenti e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Se non vi iscrivete, Carolina Sanna vi viene sotto casa. Allora spero di essere la tua amica. Sì, ragazzi, siamo amici di un'assassina, evviva. Vuoi giocare? No. Dobbiamo dirci per forza di sì, perché sennò ci arrabbia. Giochiamo, ma a quale gioco? Sta scrivendo, mi sa che sta scrivendo, che ne so, un poema, che cosa sta scrivendo. Ok, il gioco è molto, molto semplice, si chiama Obbligo Verità. Oh, cavolo. Iniziamo. Obbligo o Verità? Allora, ragazzi, iniziamo con Verità, perché se facciamo Obbligo... Stai attento, ok. Se facciamo Obbligo, questa ci fa accoltellare, quindi facciamo Verità. Ti piace la mia foto profilo? È proprio bella, cioè è fantastica, bellissima, ragazzi. Chi è d'accordo con me? Non è vero, perché fa veramente schifo ed è bruttissima. Grazie. Ok, vabbè, comunque ora tocca a noi fare obbligo o verità. Quindi scriviamo obbligo o verità. Verità, voglio essere sincera con i miei futuri amici. Ok, ok, va bene, brava. Bisogna essere sempre sinceri con i propri amici. Questo è giusto. Dopo tipo 5 minuti ci dovrebbe ammazzare. Questo quindi è giusto. Sì, sì. Infatti, mi ha sentito, ragazzi. Mi ha sentito Carolina. Mi sente, mi ha messo le telecamere in camera. Una verità, ragazzi. Allora, dobbiamo cercare una verità per Carolina. Dobbiamo pensare una verità. Allora, ragazzi, dato che lei, cioè, parla con tanta gente, non so se alcuni amici, ci scriviamo se ha tanti amici. Hai tanti amici? Ok, ci ha risposto. Sì, anche se si muovono poco con la faccina. No, no, aspetta. In che senso si muovono poco? Allora, ci sono due opzioni. O sta parlando delle bambole, oppure sta parlando di quelle persone che purtroppo... Cioè i tuoi futuri amici... No, no, aspetta. No, no, i miei futuri amici, no. Quindi mi vuole uccidere... No, aspetta. Andiamo con calma. Riprendiamo il gioco, per cortesia. Ok, obbligo verità. Allora, ragazzi, dobbiamo rischiare per scoprire la verità. Quindi, obbligo. Mi sa, ragazzi, che domani non sarò più in vita. Sicuro? Sì.
Ragazzi, quindi io ve lo ripeto, state attenti con Carolina San. Se la vedete su Discord o su Instagram o su qualche altra piattaforma, vi scrive, vi dice qualcosa, vi dice vuoi giocare. Poi non dovete mai accettare, non ci dovete mai scrivere, ok? Perché è veramente pericoloso. Lo sto facendo per voi, per intrattenimento. Non lo sto facendo in totale sicurezza, quindi lei mi potrebbe uccidere. Ma ragazzi, lo sto facendo per voi, l'ho ripetuto di nuovo per l'ennesima volta. E ripeto le cose perché sono spaventato. Quindi ragazzi, non fate mai una cosa del genere. Lo sto facendo per scoprire la verità e per voi, per intrattenimento. Metti i bottoni nei tuoi occhietti da bambino. Hai deciso obbligo, lo devi fare. Ma porca, non lo posso fare. Ma sei impazzita? E ragazzi ci ha risposto, sai perché lo dico? Perché così farai parte della mia famiglia. Quale famiglia? Lo scoprirai. Io me ne vado. Oh! Ma che? Sentite un botto dietro. Lasciamo stare. Continuiamo il gioco che è meglio. Obbligo verità, ok. Verità, ok. Allora, verità, che cosa possiamo fare per verità? Ragazzi, ora basta. Ora gli andiamo a scrivere la domanda finale. Che fine hanno fatto i bambini e gli youtuber? Chi hai rapito? Secondo me ora si è incavolata di brutto, eh. Sei uno youtuber, ti ho scoperto, stai registrando. No. Girati. Cosa girati? Dai, una cosa. Cosa? No, ragazzi. Mi sa che mi ha scoperto. Abiti. No.